Grazie, ben ritrovate sul mio canale. Allora, sto girando un video subito dopo aver girato quello di Camilla. In realtà non volevo girare questo video, o meglio, mi sembrava purtroppo sprecato girare un video di pochissimi minuti, per mostrarvi veramente due cosine contate. Però sono sincera, mi dispiaceva l'idea di non mostrarvi il tutto, anche perché la persona che le ha creati merita tantissimo, tantissimo, insomma, perché è una persona dolcissima e veramente è un amore di persona e quindi se lo merita, ecco, un video, anche se veramente ho acquistato una questina, ho deciso appunto di girare questo video solo per mostrarvi veramente il contenuto, cioè, e anche se io ho acquistato veramente due questine, vi mostro che comunque anche cioè, l'incarto è perfetto. Allora, l'acquisto che io ho fatto, l'ho fatto da Benedetta. Penso che tutti quanti conosciate Benedetta perché lei ha un gruppo Facebook che si chiama Le Creazioni di Bibi Rose Life. Ha anche una pagina Facebook che si chiama Bibi Rose Life. Comunque io nell'info box vi lascio i riferimenti a tutto, ovvero al suo canale YouTube, al suo gruppo e alla sua pagina Facebook. Quindi non vi preoccupate perché non vi lascio all'asciutto. Allora, volevo partire con la visione di questa tag bellissima. Allora, in realtà in fotocamera sembra un azzurro bebè. Io lo chiamo azzurro bebè perché sono i classici colori che proprio si usano per i corredini dei bambini, no? In realtà è una specie di verde Tiffany, un verde acqua. È bellissimo comunque, molto bello. Allora, iniziamo con questa tag che credo abbia scritto lei a mano perché sembra proprio un pennarello e c'è scritto oggi è un bel giorno per sorridere. Io, Benedetta, ti ringrazio perché non ho appena aperto, comunque io ho sorriso nel leggere questa frase, quindi già il fatto che comunque lei ci metta questa frase già è una cosa molto positiva per quanto mi riguarda, per come la vedo io. Poi il suo, comunque, il suo modo di essere è molto dolce, delicata, quindi comunque ti mette buon umore. Io seguo tutti i suoi video, seguo tutte i suoi post, le sue creazioni, adoro i suoi gatti, li amo alla follia perché vabbè io sono una gattara di primo. Infatti quando ho qualche difficoltà lei c'è sempre, se ho bisogno di un consiglio, di una cosa, Benedetta, secondo te come posso fare? Cioè lei mi aiuta, mi trova tutte le soluzioni. L'ultima volta abbiamo parlato della sabbiolina dei gatti. Però, cioè, per dirvi, comunque lei è sempre lì presente. Io, ripeto, adoro, adoro proprio Benedetta. Allora, apriamo il tutto per tutto perché voglio vedere appunto il contenuto perché non sto più nella pelle. È da ieri che sto aspettando appunto di aprire queste creazioni. No, Benedetta, ma quanta roba ci hai messo? No, vabbè. Allora, mantenetevi. Questi sono tutti omaggi da parte sua. Io comincerei proprio dagli omaggi. Allora, togliamo questa carta velina così magari con il bianco. Ecco, facciamo così. La taggina la lasciamo perché è carinissima. No, non voglio che vediate prima di tutto. Allora, innanzitutto qui c'è il suo bigliettino da visita che andrà a finire sempre nella mia collezione. YouTube, Instagram, Facebook, ci sono, eccolo qui, le creazioni di Bibi Rose Life. E questo appunto che è carino, anche solo il fatto di aver messo la mollettina. E questo è il suo bigliettino da visita. Questi sono tutti omaggi, Madonna. Benedetta, veramente, io non ho parole, non ho parole. Sei di una tenerezza unica. Allora, qui abbiamo praticamente. Oddio, quanto glitter! Abbiamo dei fiocchi di neve fatti con. Credo che sia gomma crepla. Sì, sembra gomma crepla sottile, cioè non è molto spessa. E abbiamo tre fiocchi di neve bellissimi, dei quali abbiamo uno in bianco, uno in blu e uno fatto. Ma questo è cartoncino. Sì, questa è gomma crepla. E questo è in fucsia. Perfetto.
Troppo belli, cioè guardate che belli. Sono stupendi, Anna Maria, buonanotte, scusami Benedetta. Siccome prima ho girato il video di Camilla, mi devi perdonare. Questo è quanto. No, sono bellissimi. Poi, io credo che li metterò esattamente come li ha messi lei. Credo che li unirò. Mi piace proprio l'associazione dei colori, cioè io la trovo stupenda. Ci creerò una clip. Sì, mi piace troppo. Poi, ah no, ci sono altre. Mamma mia, che caruccio! Allora, questo io vedo dei ritagli qui. Credo che sia tipo uno di quei cosini che si mette cioè, giusto per farvi capire, no? Tipo una cosa del genere che si affaccia. Poi magari Benedetta, correggimi se sto facendo un errore. Oppure si mette qualcosina fra le sue braccia, perché vedo che lo spacco è fin qui, mentre qui finisce. Quindi devo capire se va aggiunto qualcosa. Magari Benedetta, se stai guardando questo video, dimmi tu quale utilizzo migliore poter fare per questo piccolo orsacchiottino. Vedete, ci sono i tagli. Per questo piccolo orsacchiottino troppo troppo tenero. Bellissimo. Credo che sia una timbrata. Ma è bellissimo. Veramente, un amore. Ed infine, del suo ultimo kit, ci ha messo i fiocchi di neve sono baci dal cielo, bellissima. Tutto è magico quando nevica, eh? E poi brr, ovviamente con la pinguinetta. Dai, ok. No, vabbè, sono graziosissimi, ragazze. Questo è il tutto per tutto. Ok, allora. Andiamo avanti, quindi questi sono gli omaggi. Adesso passiamo agli acquisti. Grazie Benedetta, veramente di cuore. E questi sono gli acquisti che io ho fatto. Io comincerei proprio da lui, da questo pinguino troppo carino. Allora, io ve lo esco direttamente così, ecco. Eccolo qui. Allora, lui è un pinguinetto fatto su velcro. È stato completamente cucito a macchina, cioè è grande, ragazze. Cioè, guardate la mia mano. Poi è stato messo su questa jumbo clip e il bicchierino con scritto to plan e l'agenda al lato. Ormai noi praticamente planerizziamo qualsiasi cosa, anche gli animali planerizziamo. Siamo talmente amanti di questo planner e degli animali. Perché facciamo unioni di ogni tipo, ragazze, ma a noi ci sta bene così. Allora, poi ho preso quest'altra meraviglia, che è praticamente altri non è che è una clippona sempre grande, fatta con questa ecopelle o finta pelle, come volete chiamarla, è questo ritaglio di oddio, di gomma crepla, è una perlina azzurrissima, bellissima, sempre su Jumbo Clip. L'unica differenza è che questa Jumbo Clip è in argento, mentre questa qui è in rose gold. È un abbinamento fantastico, mitico. Allora, Benedetta, io veramente intanto ti ringrazio per gli omaggi, per tutto, tu sai di che cosa parlo. Ti mando un grandissimo bacione. Ragazze, fatemi sapere che cosa ne pensate. E comunque mi sa che potete ancora acquistare qualcosina. Ripeto, io vi metto tutto nell'info box così potete tranquillamente cercare. Adoro, ragazze, io con questa visione bellissima vi saluto. Ci sentiamo e ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao ragazze!